Due mesi di chiusure, due mesi in cui tutto si è fermato a causa di questa oscura pandemia che ha tenuto col fiato sospeso l'intero globo. Oggi si riparte. La città di Mistretta si è svegliata con tanta voglia di fare e soprattutto di lavorare. Tra mille difficoltà e tante spese da sostenere per riattivare le attività produttive, i cittadini hanno intrapreso il loro lavoro e pian piano si riapproprieranno della loro quotidianità. Già, quella quotidianità che fino a due mesi fa era scontata per tutti, ma che in un attimo è stata stravolta lasciando il segno per sempre. E allora, oggi abbiamo iniziato, il primo giorno già da un'oretta abbiamo iniziato, quindi speriamo, iniziamo una nuova avventura. Sembra quasi tipo che apriamo per la prima volta. Ti sei organizzato con l'agenda, con gli appuntamenti? Sì, certo, abbiamo organizzato tutto, abbiamo disinfestato il locale, insomma abbiamo un po' proceduto con le norme di cui c'era bisogno. Ecco. Finalmente si taglia i capelli? E dopo tre mesi era ora, per appuntamento. E insomma si ricomincia con la normalità, con la quotidianità. Hai avuto insomma tante richieste? Eh sì, abbastanza, perché comunque la gente ha bisogno di tagliare i capelli come tutti del resto, quindi. Sono contento di riaprire perché giustamente dopo due mesi e mezzo di stare a casa, però nello stesso momento sono pure un po' tipo preoccupato, perché magari la gente è preoccupata e magari non esce, compra poco, e perciò giustamente la merce resta, speriamo di nuovo che resti in magazzino.